In questo momento l'obiettivo realistico è conservare il sesto posto, in agguato infatti Pontedera e Juve Under 23, entrambe appaiate in settima posizione a quota 51 punti, uno in meno del Pescara che domenica prossima sfiderà l'Ancona all'Adriatico Giovanni Cornacchia ore 16.30 e poi chiuderà sul campo della Fermana domenica 28 aprile alle ore 20. Fare bottino pieno permetterebbe di sperare nel quinto posto occupato dal Gubbio, che in realtà ha un vantaggio di 4 punti per via dello scontro diretto favorevole. Senza dubbio complicato. L'11 di Braglia affronterà la Recanatese in trasferta e all'ultimo turno il Rimini in casa. Quinto posto che, ricordiamo, dà la possibilità di giocare i primi due turni preliminari playoff in casa e con 2 risultati su 3 al 90esimo. Tra le tante ipotesi, una certezza: il Pescara è vivo. Cascione sta lavorando con intelligenza e profitto. Ha dato soprattutto organizzazione e solidità. In 4 gare, 7 punti e un solo gol incassato a Cesena, sugli sviluppi di un calcio da fermo nei minuti finali di una partita che i biancazzurri avrebbero meritato di pareggiare. Sotto questo profilo i numeri sono più che confortanti. Nelle precedenti 5 sfide esterne il Pescara infatti aveva subito complessivamente 20 gol, 4 contro il Gubbio, altrettanti contro Vis, Pesaro e Torres, 3 a Recanati e 5 a Rimini. Ora bisognerà chiudere bene la stagione regolare e crescere in chiave playoff, soprattutto nella proposta offensiva. Sarà il prossimo step. Nella trasferta di Olbia a livello individuale ha destato una buonissima impressione Roberto Pierno, tornato nell'11 base dopo 3 panchine di fila. L'ex Virtus Francavilla ha giocato a sinistra al posto dello squalificato Milani. Col solito Merola è stato tra i migliori, a prescindere dal rigore procurato che ha spianato la strada del successo. Assai probabile che domenica prossima, nel match casalingo con l'Ancona, venga confermato. A centrocampo fa ancora fatica Tuniov, che per caratteristiche non è una vera mezzala. Ha fisico, struttura, indubbie qualità tecniche, ma deve migliorare e tanto nel gioco senza palla, fondamentale per il ruolo di interno. La continuità può comunque aiutarlo. È chiaro che dall'Estone, per i mezzi di cui dispone, ci si aspetta molto di più.